Cerchiamo di rappresentare brevemente i contenuti essenziali del piano, suddivisi per i tematismi che abbiamo affrontato. Quindi parleremo di mobilità pedonale ciclabile, del trasporto pubblico, soprattutto in termini di corsie, di strade riservate al trasporto pubblico. Poi, guarderemo le principali innovazioni legate alla viabilità, del traffico privato principale e infine, parleremo della sosta. Le finalità sono quelle previste dai decreti ministeriali che evidenziano l'importanza di un miglioramento della sicurezza, della condizione della circolazione, nonché della riduzione dell'inquinamento e dei consumi energetici. Tra di voi ci sono dei tecnici e anche dei non tecnici, quindi ci premeva anche evidenziare quelle che sono le metodologie alla base delle proposte che sono state effettuate, perché ogni volta che si fanno modifiche ci si chiede, beh, ma allora per dove si andrà, come funzionerà, una strada regge o non regge? Per determinare tutto questo abbiamo definito una domanda di mobilità. Avrete già sentito parlare della nota matrice origine-destinazione che attraverso un'approfondita indagine di fatto rappresenta tutti gli spostamenti nel centro cittadino. Questa matrice viene assegnata ad un grafo che rappresenta l'offerta della mobilità e attraverso l'interazione tra domanda e offerta, che tiene conto un po' di tutto, no? Quindi anche di quelle che sono le capacità reali degli archi, non solo quelle simulate, no? Cioè la presenza di sosta abusiva viene tenuta in considerazione nella capacità di un arco di smaltire un certo volume di traffico. E dopo che si è riusciti a rappresentare la situazione attuale, è possibile provare tutte le modifiche e vedere come la rete, come la struttura reagisce alle diverse modifiche. Per entrare nel dettaglio, abbiamo approfittato anche degli strumenti di microsimulazione che attraverso la riproduzione dell'area centrale della città, soprattutto in termini di strade, corsie e di impianti semaforici e di incroci, abbiamo attraverso l'assegnazione dei flussi verificato che quanto proposto sia di fatto sostenibile. Qua avete solo un esempio della parte centrale della rete sulla quale sono insediati i flussi che percorrono la rete nell'ora di punta del mattino. Questa rappresenta la situazione attuale. Ci sono dei centroidi all'interno del quale, questo è l'ospedale maggiore, il traffico si inietta sulla rete, si distribuisce verso le differenti destinazioni e solo così è possibile verificare che cosa accade se togliamo un arco, se modifichiamo la viabilità. Siamo poi scesi a livello di microsimulazioni all'interno delle quali, attraverso la riproduzione del centro storico, sia in questo disegno qua, dove potete vedere il Borgo Teresiano e i diversi impianti semaforici che in qualche modo si muovono, no? E attraverso i flussi che si muovono nell'ambito del Borgo Teresiano, in funzione degli impianti semaforici presenti, delle capacità dei diversi archi, è possibile verificare le eventuali situazioni di criticità e anche le differenze in termini di tempi persi dalle autovetture sulla rete. Accanto alle microsimulazioni, così un po' di ampio livello, abbiamo fatto qualche verifica di dettaglio in altre microsimulazioni, quando siamo per esempio andati a verificare quello che sarebbe potuto accadere lungo la Via Giulia con l'introduzione di alcune corsie riservate per i bus per favorire quello che è la crisi mattutina del trasporto pubblico in Via Giulia, dove abbiamo delle difficoltà in accesso città. Quindi analizzando adesso, tenendo in considerazione questa metodologia, vediamo le diverse ipotesi che sono state fatte. La prima riguarda la pedonalizzazione di ampia parte del Borgo Teresiano, quindi la chiusura pressoché completa al traffico della via Mazzini, che mantiene solo un parziale traffico in discesa del trasporto pubblico, il Corso Italia, che come evidenziato anche nella ricostruzione di prima, viene riservato esclusivamente al trasporto pubblico e in particolare vengono garantiti due tipologie di collegamenti finalizzati da un lato a rendere coerenti tra di loro le diverse aree già pedonali. Pensiamo ad esempio alla necessità di collegare il viale con l'area pedonale della zona di Piazza Sant'Antonio, quindi attraverso la pedonalizzazione della via Gallina e il favorire gli attraversamenti verso il viale. Dall'altro il collegamento dei principali impianti di parcheggio, che sono quello del Silos,
del Foro Ulpiano e di Via Pietà, che in qualche modo si dispongono a corona attorno al centro storico della città e che cerchiamo di incentivare in modo che sia piacevole lasciare la macchina in questi impianti e dirigersi a piedi verso il centro della città, quindi da un lato attraverso la Via Trento, che è oggetto di un finanziamento ministeriale già stanziato, da un lato lungo la Piazza Oberdan e Via 30 Ottobre, che è destinata a replicare quello che accadrà in termini di pedonalizzazione sulla Via Trento, e infine dal parcheggio di Via Pietà un percorso pedonale che attraverso la Via Foschiati si porti in barriera e un corso Saba dedicato esclusivamente al trasporto pubblico. Quindi questi collegamenti principali completano un po' il quadro della rete pedonale attraverso alcune ulteriori vie che sono sì pedonali in senso che non vi passa il traffico privato, ma per agevolare, che era un altro indirizzo della Giunta, la mobilità delle persone con difficoltà motorie o in qualche modo anche il carico-scarico degli esercizi pubblici, alcune vie non sono completamente pedonali, ma un po' su come è stato fatto sulla via, per esempio, Paduina, sulla via Nordio, sulla via del Toro, l'ultimo pezzettino, in modo da avere un'elevata pedonalizzazione, ma di consentire anche al carico-scarico, ai diversamente abili e ai tassisti di accedere a queste aree. Per quanto riguarda poi la via Mazzini, questa è una riproduzione di quella che potrebbe diventare via Mazzini vista da Piazza della Repubblica fino a Piazza Goldoni, perché con la struttura che proponiamo, che mettiamo anche così all'attenzione della partecipazione, la via Mazzini da via Roma in su sarebbe completamente pedonale. La slide successiva evidenzia alcuni interventi che possono anche essere fatti nei diversi rioni. A titolo di esempio è prevista la pedonalizzazione della zona bassa di via Sette Fontane, che in qualche modo dovrebbe aiutare ad attrarre un'area ad elevata prevalenza pedonale come quella che è di barriera, che in qualche modo viene fermata in piazza Garibaldi, a completare un percorso pedonale almeno quasi a piazza Perugino. O in basso a destra il piano propone la pedonalizzazione di questo secondo tipo, quindi con l'accessibilità per il carico-scarico merci della via di Roiano, poiché vi sono delle alternative, che è una via ad elevata presenza di esercizi commerciali e che potrebbe essere un buon collegamento tra l'area Stock e la piazza di Roiano. Per quanto riguarda la mobilità ciclabile, tutto il sistema è volto a potenziare quella che l'assessore ci ha evidenziato prima, che è la P greca del trasporto ciclabile, cioè gli unici due assi che hanno un senso per la città in termini di penetrazione nelle valli sono l'asse costituito dal viale la via Giulia e San Giovanni e l'altro, quello costituito dal viale D'Annunzio, piazzale De Gasperi, via Cumano, che sono due assi abbastanza in piano e con un elevato numero di residenze che potrebbero usare questi due assi per collegarsi all'asse trasversale, che è quello sostanzialmente costiero. Il trasporto pubblico evidenzia oggi delle criticità legate da un lato alla velocità commerciale piuttosto bassa, non in ragione di un disservizio da Trieste Trasporti, ma molto spesso per la condivisione delle corsie del trasporto pubblico con il traffico privato. Le corsie riservate sono in quantità modesta oggi e presentano anche delle situazioni di inutilizzabilità, se pensiamo per esempio a quello che avviene davanti dopo la strettoia del mercato coperto in via Carducci, dove la corsia a destra decisamente non funziona ed è teatro di sosta abusiva. Inoltre alcune corsie oggi sono, pur essendo dimensionate per il trasporto pubblico, sono sottoutilizzate. Pensiamo alla via Conti, dove solamente due linee di trasporto pubblico utilizzano una lunga corsia adesso riservata. Le scelte del piano quindi sono finalizzate a individuare nuove ed aumentare le corsie del trasporto pubblico sugli assi portanti, separazione fisica dei percorsi riservati al trasporto pubblico, fino a garantire tre sostanziali assi dedicati al trasporto pubblico locale, che ci portano le corsie da una lunghezza attuale di 5 km fino ai 10 km proposti dal piano. Nella immagine successiva, qui sono rappresentate tutte le corsie del trasporto pubblico. Questo è l'asse di Carducci. Noi riconosciamo un primo asse portante del trasporto pubblico che in qualche modo ripercorre la P greca che abbiamo visto prima, che vale per il trasporto ciclabile, ma deve essere incentivata anche per il trasporto pubblico. Quindi le corsie vengono utilizzate nel senso di sofferenza oggi del trasporto pubblico, quindi la via Giulia in ingresso
è lungo la via Battisti, destinata a diventare a senso unico in giù per i veicoli e solo il trasporto pubblico in salita, dovrebbe velocizzare il trasporto pubblico su tutto quest'asse. Un altro asse portante proviene da Viale d'Annunzio, e attraverso Barriera l'intero corso Sava è dedicato al trasporto pubblico e il corso Italia fino all'anellino finale con via Roma Mazzini, che consente agli autobus di invertire la marcia. Un altro asse portante riguarda la via Carducci, dove ci sono due corsie lato edifici che consentono anche di agevolare la svolta in battisti di diverse linee importanti del trasporto pubblico. Un'altra dorsale alta viene a interessare la via Conti, su cui verrà spostato anche il percorso, la nostra proposta è questa, della 11 e della 22, per proseguire in corsia riservata fino alla via Catteri, dietro l'ospedale, dove è previsto il nuovo polo del pronto soccorso, e sempre in corsia riservata a portarsi nuovamente alla Battisti. La via Ginnastica stessa, l'ultimo tratto da via Timeus in giù, sarà dedicato in doppio senso per il trasporto pubblico, mentre la 25 eventualmente la 26 potranno proseguire in salita in corsia preferenziale fino alla via Marchesetti. Ancora altri piccoli interventi riguardano la via Imbriani, completamente riservata al trasporto pubblico, e il già cistato dal trasporto pubblico su corso Saba. Sulla data successiva dovrebbe esserci una ricostruzione di quella che potrebbe essere il nuovo assetto della via Carducci, quindi le macchine sono attestate sulla parte destra della via, mentre la parte sinistra diviene completamente riservata al trasporto pubblico in ambedue le direzioni di marcia. Il Corso Italia è un'altra visuale del Corso Italia, sempre dedicato al trasporto pubblico. E ancora un esempio di come potrebbe essere rivisitata la via Giulia attraverso l'introduzione di una corsia centrale dedicata al trasporto pubblico. Per quanto riguarda invece la parte della viabilità privata, è chiaro che nel momento in cui si dedicano particolari aree e attenzioni alla mobilità debole, alla mobilità del trasporto pubblico, bisogna rivedere un po' quella che è la maglia principale della viabilità privata. Abbiamo individuato principalmente alcune criticità che si dovrebbero vedere in questa slide e che sono legate innanzitutto ad alcuni punti critici oggi della viabilità privata. Mi riferisco innanzitutto al percorso lungo la via Oriani, c'è una forte strettoia in attestamento della via Madonnina, dove registriamo forti ritardi. I secondi ritardi si registrano in corrispondenza della strettoia del mercato coperto. Altre problematiche sono evidenziate in piazza Dalmazia, dove abbiamo la corsia bus contromano che costituisce una strozzatura per il traffico privato. A questo proposito, appunto, la corsia che non ho citato prima viene spostata sulla via Geppa in accordo con il progetto di Piazza Libertà, e anche per cercare di rivitalizzare la via Geppa, che oggi è poco piacevole da frequentare e direi anche poco non ci va nessuno, anche per gli esercizi commerciali non c'è nulla. La proposta del piano è quella di dedicare la via Geppa sia al trasporto pubblico, ma in una sola direzione di marcia, e nello spazio che avanza, pensiamo che le dimensioni sono quelle della via Mazzini, quello che avanza può essere dedicato o al percorso pedonale o al percorso ciclabile, ma anche individuare delle aree apposite per diversi parcheggi per disabili e anche per il carico-scarico degli esercizi commerciali e degli alberghi che insistono sulla via Geppa. Altre criticità che si sono evidenziate al di là dei punti lungo la via Giulia, dove ci sono problematiche di sicurezza che si sono cercate di affrontare, particolare attenzione è stata posta alle vie che oggi sono magari strette e soprattutto percorse da un traffico in salita che generano molto inquinamento. I punti principali delicati che abbiamo individuato riguardano la San Michele, molto stretta e percorsa da un traffico in doppio senso piuttosto elevato, la via Madonnina, che è un traffico elevato tutto in salita, la rampa di via Rossetti, che storicamente è uno dei punti più inquinati della città, e abbiamo anche cercato di alleggerire quello che succede in via Timeus, cercando di portare un po' di traffico via della via Timeus, che presenta anche caratteristiche poco adatte al traffico che sopporta. A questo va aggiunto anche tutto il tratto finale del percorso Piccardi-Canova, dove c'è una forte strozzatura verso la fine. Sulla base di queste criticità abbiamo cercato di impostare il piano che in qualche modo ha previsto l'utilizzo, quindi il riassetto delle strade più ampie per il trasporto privato, cercando di evitare di andare a interessare vie che oggi hanno un traffico tranquillo e non sono interessate dalla viabilità principale. È stato necessario fare una sola eccezione a questa filosofia, che riguarda la via Galatti. La via Galatti verrà interessata ad un traffico in discesa, comunque
significativamente inferiore a quello che ha oggi la via Val di Rivo, ma è stata scelta perché innanzitutto è molto breve, quindi va a disturbare un numero limitato di edifici ed è interessata da scarse residenze, perché sulla via Galati abbiamo la provincia, abbiamo le poste, abbiamo le ferrovie, abbiamo la Banca d'Italia, abbiamo il retro di un edificio di culto, quindi ci sono molte poche residenze e il traffico sarebbe comunque non particolarmente elevato anche in virtù del riassetto della circolazione. Altri interventi prevedono poi specifiche previsioni in termini di sicurezza e di protezione delle utenze deboli, in particolare dei pedoni. Adesso alcune slide dovrebbero aiutarci a capire come ci si potrà muovere con il veicolo privato nell'ambito del riassetto del piano. Partiamo dalla direttrice nord, quindi provenendo da Piazza Libertà, da Viale Miramare, sarà possibile o percorrere le rive come avviene oggi, o utilizzare la via Milano per dirigersi in via Fabio Severo e in via Giulia attraverso l'Arismondo, o naturalmente utilizzare la Timeus come oggi per l'ospedale. L'alternativa però diventa, e questa è un po' l'alternativa a quello a un parziale traffico di oggi di Corso Italia, che è quella di utilizzare la via Val di Rivo, un pezzo in doppio senso in Carducci, fino ad accedere direttamente in Piazza Goldoni alle gallerie. Alla galleria del quale sarà possibile proseguire verso la galleria successiva, andare a San Giacomo o rientrare attraverso il collegamento in discesa di via Madonina o di via del Bosco per andare nella parte sud. Con questo nuovo assetto, diversi veicoli saranno in qualche modo costretti a utilizzare l'asse delle rive di Piaseggio Sant'Andrea per effettuare lo spostamento, soprattutto nella zona sud-ovest della città, e questo asse lo abbiamo favorito perché intanto è lontano dagli edifici, quindi dovrebbe agevolare l'aspetto dell'inquinamento e anche in condizioni di sottosaturazione, quindi abbiamo una riserva di capacità da utilizzare. Questa fotografia ricostruita in qualche modo ci evidenzia che le dimensioni della via Carducci sono sufficienti ad accettare tre corsie in discesa e due in salita. Siamo nella parte tra via Battisti e piazza Goldoni, dove abbiamo sì il percorso dei veicoli in salita, quindi in arrivo da via Val di Rivo, ma abbiamo anche una riduzione del traffico in discesa, perché vedremo che innanzitutto non è più prevista la salita verso Battisti, che avviene verso un'alternativa precedente che poi vediamo, e quindi viene alleggerito questo traffico, e inoltre quindi non c'è più la manovra di corsia di svolta a destra, quindi le corsie diventano più che sufficienti ad assorbire il traffico necessario. Provenendo invece da est, quindi da via Fabio Severo piuttosto che da via Giulia, le alternative, beh, lungo le rive e la stazione da via Fabio Severo non cambia sostanzialmente nulla, ma dalla via Giulia sarà possibile accedere direttamente attraverso questo doppio senso che abbiamo visto a Piazza Goldoni. È un flusso abbastanza fluido perché una volta attraversato l'incrocio con via Carducci si può svoltare a destra senza incontrare più sostanzialmente nessuno se non l'attraversamento pedonali, e ci consente di portarci direttamente oltre la galleria. Il vantaggio di questo collegamento qui è quello di evitare gli ingolfamenti e anche il disagio e l'inquinamento che oggi si ha nel collegamento Timeus Ginnastica per andare in Piazza Goldoni, che sono costretti a fare tutti quelli che scendono dall'asse Giulia Battisti. Se si invece da via Battisti si vuole raggiungere le rive, non si ha più a disposizione la via Val di Rivo, ma si ha a disposizione la via Galati in discesa. Da evidenziare che appunto lo spostamento a nord di questo asse e la facilitazione di accesso alla galleria diretta ci ridistribuisce il traffico, e la via Galati dovrebbe avere una riduzione rispetto a quello che oggi ha la via Val di Rivo abbastanza sensibile. Per quanto riguarda l'altro collegamento da est, quindi provenendo da via Marchesetti, sarà possibile, e qua è l'altra grande novità per agevolare, quindi per limitare l'inquinamento sulla via Rossetti. La via Rossetti sostanzialmente dalla via Pietà, vedremo poi, viene invertita di senso fino al giardino pubblico, e quindi sarà possibile scendere direttamente per la via Rossetti per raggiungere la via Giulia, o dirigersi verso Piazza Giotti come oggi avviene, oppure la direttrice che abbiamo visto prima sempre lungo Battisti, ma viene protetta tutta la parte finale di via Ginnastica. Questo è l'assetto della via Battisti con tre corsie in discesa e una corsia in salita per il mezzo pubblico. Le tre corsie in discesa ci aiutano in maniera sensibile, anche tenendo conto di eventuali soste abusive, perché la corsia in più da dedicare eventualmente alle svolte a destra dà un sensibile miglioramento alla capacità totale dell'asse. Se veniamo da sud, l'asse principale costituito da D'Annunzio conserva le direttrici di prima, non salirà più per la Madonnina, ma dovrà andare
verso la piazza Goldoni per girare in galleria, non vi è più la strettoia perché il trasporto pubblico ha l'alternativa interna a servizio delle aree pedonali costituite da Corso Saba e via Imbriani. È interessante anche il percorso per chi proviene da Piccardi, che con un'inversione totale della via Foscolo, che oggi è un pezzo su, un pezzo in giù, potrà in discesa raggiungere direttamente la via Carducci e rimarrà sul tratto alto solamente il flusso diretto in via Giulia piuttosto che in via Fabio Severo, e quindi attraverso la viabilità si raggiungerà la via Rossetti, che abbiamo individuato come invertita. Provenendo dalla galleria invece sarà possibile dirigersi verso la via Carducci per raggiungere la via Fabio Severo, anzi questo va evidenziato che in questo caso la via Fabio Severo sarà a doppio senso anche nella parte finale, praticamente arrivando in piazza Dalmazia si potrà girare per quella corsia che oggi già esiste a destra per risalire verso la Fabio Severo, limitando così un po' il traffico nella parte bassa di via Coroneo, ma soprattutto tutto ciò è legato a quelle due corsie che abbiamo visto del trasporto pubblico che non devono essere intrecciate dal traffico di via Carducci. L'alternativa per dirigersi verso via Rossetti Alta è quella di attraversare la piazza Ospedale, ma un po' come viene oggi attraverso Timeos, ma chi è da questa parte galleria avrà a disposizione sia la Madonnina sia la via del Bosco per risalire, invece vengono depurati tutti i flussi per rimanere solamente lungo la via Stuparis, che quindi verrà invertita di senso, il collegamento che porta sulla via Giulia, direttamente dalla piazza Goldoni. Questa dovrebbe essere l'assetto complessivo della viabilità principale del centro. Puntini scuri sono quelli che sostanzialmente, per esempio, sono impianti semaforici esistenti, che vedete che sono la stragrande maggioranza. Alcuni vanno riassettati, rimessi a posto, ma una delle finalità del piano era quella di contenere gli interventi sugli impianti semaforici in modo da... ci sono gli amici del CEGA, aspetta su che dicono, vorremmo più impianti semaforici, in modo da avere un riassetto della viabilità utilizzando sostanzialmente le infrastrutture e gli impianti anche che ci sono. Veramente sono numericamente insignificanti il numero di nuovi impianti e principalmente destinati ad agevolare e a proteggere la viabilità. Per esempio da molti anni ci chiedono un nuovo impianto pedonale in corrispondenza della via San Nicolo angolo via Filzi San Spiridione, quindi per regolare il flusso pedonale. Se ce ne sarà l'esigenza, la possibilità di metterlo è sicuramente non sarà più necessaria nella zona bassa che sarà dedicata solo al trasporto pubblico. L'ultimo tema è quello della sosta. L'offerta di sosta su strada non subisce sostanziali contrazioni se non per effetto delle pedonalizzazioni. Corso Italia e via Mazzini non hanno già oggi offerta di sosta, quindi qualunque scelta su queste due strade non porta a una riduzione della sosta, ma è chiaro che incrementare le aree pedonali, le aree a disposizione dei pedoni e del trasporto pubblico, inevitabilmente un piccolo sacrificio di sosta è richiesto. Peraltro il riassetto di altri assi, come la via San Michele in senso unico, la via Ghega senza la risalita e alcuni altri esempi, ci evidenziano come sia possibile comunque ricavare alcune aree di sosta dove oggi invece non è possibile. Viceversa, lungo gli assi principali abbiamo stimato, ma questo sarà obiettivo dei piani di dettaglio, dei piani particolareggiati, un incremento di sosta nella sola area centrale di circa 500 stalli per motocicli. Cosa succede agli impianti? Noi puntiamo ad agevolare l'utilizzo degli impianti di parcheggio che sono a corona del centro storico, impianti che oggi hanno un tasso di occupazione medio diurno, quindi senza neanche considerare la notte, ma parliamo delle giornate dalle 8 alle 20, che si aggira sul 15-20% massimo, no? Anche gli impianti più utilizzati come quello di Forolpiano. È questo che noi vogliamo puntare a incentivare anche attraverso opportuni accordi con i gestori di questi impianti, perché favorendo l'accessibilità pedonale da questi impianti dovremmo in qualche modo evitare che la sosta si concentri al centro dove sono aumentate le aree pedonali. E complessivamente una scelta importante è stata fatta nell'area del Borgo Teresiano Borgo Giuseppino. Oggi ci sono piccole zone a traffico limitato residuo che di fatto non funzionano. Il numero di tessere per residenti o per soggetti vari che a vario titolo accedono a queste aree, come possono essere
furgoncini, piuttosto che installatori, piuttosto che medici in visita, piuttosto che disabili, piuttosto che centinaia di categorie, fanno sì che avremmo forse un posto ogni 20 permessi rilasciati, per una zona peraltro minima. La scelta del piano è stata quella di cercare invece di incentivare un riutilizzo di queste aree affinché il residente trovi effettivamente, abbia delle reali capacità di trovare dei posti per sostare, perché la sosta completamente gratuita su tutta la settimana in una zona così preziosa della città va in qualche modo disincentivata, perché di fatto sottrae spazio anche agli altri residenti. Quindi l'assetto che abbiamo scelto per tutta la zona del Borgo Teresiano, Borgo Giuseppino, è sì incrementare la sosta a pagamento nelle aree residue dove non vi è la pedonalizzazione, ma dare delle significative agevolazioni ai residenti. Noi abbiamo circa individuato due fasce di residenti, una di prima fascia del centro storico e una seconda fascia, diciamo, di cuscinetto, che avrà qualche agevolazione. Adesso questa sarà sempre materia anche di discussione, di partecipazione. Noi abbiamo fatto una prima proposta che in qualche modo garantiamo 5 ore gratuite al giorno ai residenti della zona centrale e 2 a quelle della fascia di cuscinetto. Ma questo significa in buona sostanza che un abitante dell'area centrale della città che fa un utilizzo della macchina magari per lavoro, perché ogni giorno in qualche modo deve spostarsi per andare a lavorare, di fatto viene ad avere una sosta gratuita, ma con la garanzia di trovare un parcheggio la sera, una buona garanzia. E viceversa, l'abitante della zona che lascia la macchina inoperosa per tutto il mese viene di fatto a pagare come se si noleggiasse un box in questa zona, che di fatto è quello che di fatto fa, utilizzando direi a questo punto impropriamente una zona di suolo pubblico dove in realtà è il valore prezioso. Quindi la zona retinata rossa è quella destinata a 5 ore gratuite per i residenti, la retinata gialla, che un po' fa da contorno a questa, è quella a 2 ore residenti. In termini poi di tariffe, in prima battuta abbiamo ipotizzato 1,20 euro per le aree centrali e vicine agli impianti di parcheggio, 0,80 per le altre aree. È interessante ancora che al di fuori del centro storico abbiamo introdotto alcune aree di sosta a pagamento vicino alle aree fortemente commerciali. Questo per agevolare il commercio, soprattutto anche il commercio di dettaglio in diverse aree rionali e di giorno, quindi il turnover per il commercio di giorno, e dare delle fasce di sosta per i residenti di notte. L'esperimento è quello che ha portato alla realizzazione e soprattutto al mantenimento delle aree di sosta in Largo Roiano, che nei primi 2 mesi di istituzione sono state fortemente osteggiate anche dalla circoscrizione amministrativa, ma dopo un po' si sono accorti che i commercianti erano contenti perché di giorno c'era una rotazione piuttosto che aver carcasse di macchina lì fermi mesi, e i residenti stessi quando tornavano la sera dal lavoro, voi sapete le criticità che ci sono a Roiano, avevano un polmone di sosta dove di fatto poter trovare un parcheggio. Quindi su questa filosofia si sono sparse queste aree di sosta anche in altre zone, soprattutto concentrate vicino, quindi garantendo un'adeguata sosta libera nelle vicinanze, quindi per non andare in contrasto con le direttive del codice della strada, ma aiutare un tanto anche il turnover. Direi che questa è la tariffazione di cui abbiamo parlato, con una proposta anche di incrementare progressivamente la tariffa a partire dalla terza ora, ma queste sono tutte proposte, oggetto di partecipazione. Infine, questo è l'ultimo argomento che in qualche modo completa il quadro di quello che abbiamo fatto. Volevo ringraziare voi per l'attenzione, ma soprattutto anche tutti i collaboratori, gli stagisti e i consulenti che ci hanno aiutato nella stesura, così mi associo ai ringraziamenti anche dell'assessore e del sindaco, nella stesura di questo lavoro che ci ha comportato un sacco di cuore oltre che di testa per arrivare a questo risultato. Adesso siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.